back in ETV. Ciao a tutti, io sono Jenny, ben ritrovati ad una nuova puntata di Balconi TV Trento. Oggi mi trovo qui in compagnia di questi 5 baldi giovani della provincia di Verona. Loro sono i Percorsi Diversi. Vi lascio subito con il loro singolo Icaro. Carichi ragazzi. Trovare l'equilibrio in questa gabbia di Creta che non si sgretolerà. E non capisco come mai hai scelto di librarti in su. Quel labirinto ci opprimeva e oramai non ci opprime. Ragazzi, complimenti. Elia, grazie. Tu sei alla voce e ti chiedo di presentarci gli altri componenti. Eccomi qua. Allora, come avete notato, partiamo subito dall'elemento più particolare. Al violino Luca Brambilla, il nostro bassista Francesco Borghetti, alla batteria Joshua Duo e alla chitarra Simone Campagnari. Oggi tra l'altro con pochi riccioli. Pochissimo. Da quanto suonate insieme e come vi siete conosciuti? La storia è molto lunga. Diciamo che violino, voce e chitarra suonano assieme da 8 anni e con questa formazione è da 1 alla fine. Quindi è stato veramente una storia lunga e complicata. Mm-hmm. Diciamo che ci ha unito la passione per la musica, sempre. Il brano che ci avete portato oggi che significato ha per voi? Per noi è un brano molto particolare perché è stato un brano di transizione tra quella che era la nostra vecchia musica e il nostro nuovo ideale.
è dedicato a un nostro amico, a una storia che in un certo senso ci ha ricordato quella di Icaro. Ci siamo chiesti, ma se la colpa non fosse solo di Icaro, ma anche questo Dedalo avesse qualche colpa nella storia. E abbiamo cercato di rivedere tutto da un altro punto di vista. Bene. Invece, per quanto riguarda musica e arrangiamenti, chi è che li compone? Allora, io mi occupo in particolare degli arrangiamenti. Simone è quello che propone di solito ci i provo, giri armonici di chitarra. Di solito propongo una decina di cose, meno esatto. Male una passa, due passano, forse. L'importanza ovviamente di arrangiamenti in questo gruppo è legata fondamentalmente anche al fatto che abbiamo una formazione un po' particolare, quindi per forza di cose bisogna studiare un po' di più l'aspetto armonico, melodico di tutti i brani per evitare di essere troppo banali. Cioè, nel senso, l'avete visto in faccia, una formazione sì, particolare. Dovevo essere serio in questi tre minuti, adesso possiamo... So, Luca, che sai fare anche dei versi, vuoi farcene qualcuno? No, uno ce lo può fare. Non è il posto adeguato. No, dobbiamo anche... Siamo nella natura, comunque, potresti farlo. Noi scherziamo sempre, però è quello lì il motivo per cui noi ancora suoniamo assieme dopo così tanto tempo, il nostro violinista. Abbiamo un buon amalgama, questo è importante. Anche perché insomma è fondamentale in una band, ci stiamo provando, ogni tanto sì, qualcuno ha qualche problema psicologico. Che problemi insomma, hai? Sì, siamo no, un centro un po' sociale, problemi, perché esatto, ogni due o tre settimane generali. Dobbiamo dei problemi importanti. Gente che si molla, morose. Io sono single, quindi sto benissimo. Stai cercando, Luca? Vuoi fare un appello? Come la vuoi? Come la vuoi, Luca? Stai cercando? Come la vuoi? Donna. Donna? Allora. Respirante? No, che non sia... Beh, Trento provincia va bene, oltre come c'è solo un problema. Oltre stai scendendo? Oltre, no, andando in su. Verona, okay. Trento, basta. Verona, Trento, Vicenza... No, meglio, no. Cosa? Quello, chi si propone? Commentate qua sotto, cioè... Ma bionda, mora, alta, bassa... Si dice cercasi musicisti, oggi diciamo cercasi donna. Che sia bionda, o no, Bix, che sia bionda, mora, rossa. Fa lo stesso. Accettiamo tutti. Vediamo cosa viene fuori, bisogna anche essere umili. Sicuramente scriveranno in tanti. Tantissime, esatto, ne sono sicuro. Sono convinto. Invece, per quanto riguarda i vostri tour, i vostri concerti, oltre a Verona vi siete spostati anche in giro per l'Italia? Allora, attualmente abbiamo appena iniziato a suonare in giro, diciamo. Abbiamo una lunga storia di live, ma di live serie ne abbiamo recentemente due o tre. Ad esempio, uno dei live più belli che abbiamo fatto è il Festival di Fiamene. Oppure abbiamo suonato anche qua a Trento, quindi amici trentini, Martignano, abbiamo suonato e vinto il Festival di Martignano. Ah. Quindi ci conoscono anche da queste parti. Sì, 2015. È stata una bella esperienza. Stiamo cercando di espandere anche il nostro territorio. Se qualcuno vuole farci suonare a casa sua per un aperitivo, ci siamo. Anche so far sound, suoniamo anche in garage. Siamo divertiti tantissimo. Milano per RDS. Abbiamo suonato Milano per RDS. Alla Spillina anche lui sul basso, possiamo vedere. È stata una bella esperienza. Ne abbiamo avute di esperienze. Sulla nostra pagina c'è tutto. Ok, invece per chi da casa vuole continuare a seguirvi, ascoltare le vostre musiche, come lo può fare? Allora, appunto, potete trovarci su Facebook, sulla pagina Percorsi Diversi, su YouTube, Spotify, anche sui nostri Instagram, dove pubblichiamo le nostre storie, le nostre situazioni un po' particolari. Diciamo che Instagram è un po' più... Personale, okay. Semplice. Personale. È dietro le quinte di esatto. Quello che succede. E comunque, principalmente Facebook, e molto breve, tra veramente poco, ci troverete anche su Spotify con veramente delle perle. Seguiteci. Veramente. Esatto. Veramente. Bene, so che per quanto riguarda i vostri progetti futuri è tutto un po'... deve stare in silenzio, sì, quindi non vi chiedo niente. Diciamo che... se venite a chiedercelo dietro le quinte, magari qualche anteprima la possiamo anche... Sì, al Brambi, dovete chiederla al Brambi. Esatto, se qualche anteprima lo dico io, però... Tanto l'altro per le donne parleremo anche di quello. Esatto. Qualcos'altro che dovete dire, da aggiungere? Ah, scrivete anche in dialetto veneto? Sì, nel senso che abbiamo già una volta preso una poesia di Trodare, un poeta di Verona, musicata, e abbiamo suonato questo brano con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana al Palageox. Col maestro Diego Basso. C'è da dire... c'è su YouTube, però insomma ho cantato benissimo. Non rende. No, però andate a vederlo, è bellissimo. È un bel video. E continuate a seguirci, perché a breve ci sarà un'altra chicca di un altro nostro brano. Ma manteniamo il silenzio. Manteniamo il silenzio. Dobbiamo ragazzi. Ci dispiace, ma dobbiamo. Bene, qualcos'altro che voi volete aggiungere? No, vogliamo solo fare un ringraziamento finale a chi ci sta supportando, a chi sta lavorando con noi nel nostro progetto, perché e anche comunque, supportando. È sempre difficile, ovviamente il mondo della musica è ampio, vasto, è pieno di noi siamo insidie, ma noi in particolare quindi siamo orgogliosi di avere certe persone che lavorano con noi, quindi anche qui col tempo sveleremo tutto, chi ci segue, cioè dobbiamo
creare un po' di sì, sì, un po' di suspense, va bene. Anche se un grazie dobbiamo darlo anche a tutto lo staff di Balcony TV, certo, che è qua da questa mattina, continua a lavorare sempre. Ci particolare sta passando... Stefano, sì, e Fabrizio, grazie, grazie mille, che curano potresti, tutto. Potresti riprendervi però un attimo, cioè nel senso... No, che c'è troppa confusione, esatto, dietro. Benissimo. Sembriamo dei nomadi. Ok, noi vi ringraziamo di essere venuti qui a Balcony TV Trento. Grazie, bravissimi. Da casa mi raccomando, continuate a seguirci, guardatevi le puntate che abbiamo registrato in precedenza e quelle che stanno per venire. I ringraziamenti come sempre a chi ci ospita del Rifugio Bindesi e all'Area Musica. Ciao. 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 Balcony TV.